Siamo a fine anno, è tempo di consuntivo anche per la CGIL di Agrigento. Che anno è stato e quali le prospettive per il 2019? Ma purtroppo è stato un altro anno perso da questo punto di vista. I dati dell'occupazione, quelli di cui disponiamo, quelli che hanno reso forte questa provincia negli anni, penso al settore dell'edilizia, sono drammatici. I giorni scorsi abbiamo fatto il direttore degli edili e veniamo snocciolati questi numeri, sono numeri che fanno accappare la pelle di un settore che è completamente fermo ed è un settore che si trascina intorno a sé poi tutti gli altri settori collegati. Ma è un anno fermo anche per tante altre cose, erano state annunciate una serie di opere, di cantieri che dovevano partire, di grandi opere, penso a tutte quelle legate al patto per la Sicilia, penso a tutti i miliardi, i milioni di euro che sono stati annunciati, diciamo, in questi anni, tutti i cantieri dovevano partire nel 2018, siamo a fine 2018 e questi cantieri non sono partiti e non c'è nessuna notizia all'orizzonte da questo punto di vista, quindi registriamo questa difficoltà che continua in una realtà come la nostra che già era, diciamo, agli ultimi posti in graduatoria, continuiamo a essere ancora a quel livello lì e non c'è nessuna prospettiva concreta di ripresa, quindi saremo costretti, l'abbiamo già detto nell'attivo unitario CGIL e CGIL, probabilmente a ritornare in campo, perché noi pretendiamo risposte sia dal governo regionale che da quello nazionale, non possiamo continuare anche qui ad aspettare che cosa, ad aspettare che succeda che cosa, vediamo le finanziarie dei governi e nelle finanziarie non c'è nessun euro per lo sviluppo e questo non va bene perché, ripeto, nelle zone forti del paese questo fa sì che si difendano, ma qui che già partivamo da una condizione di svantaggio siamo davvero alla disperazione, non basterà il reddito di cittadinanza annunciato a lenire questo tipo di sofferenza, quindi ci aspetta un 2019 di battaglia, almeno per quello che ci riguarda.